Bel colpo avete Eccolo. fatto, eh? Eglitare, Dico. bravi, bravi. Hai visto? Bello, Qui mi che piace molto. Eppure Camillo ci sottovaluta. Molto Incredibile. bene, No, no, molto Angelo bene. sta crescendo. No, Emiliano, vabbè, fammi stare Ma zitto. come Angelo sta... che vuoi, che No, ma vuoi? mi coinvolgo anche Angelo. Cioè, ci sono degli allenatori che non sono molto lungimiranti. Puoi bocciare Tavares se ci può stare. Mi viene da pensare da quelle cose, quelle poche che so, che secondo me l'Italia aveva bocciato per motivi di teneva troppo la palla anche Kvaratskhelia. È un mio pensiero, è una cosa grave se fosse così, che non c'entra niente il 4-3-3 a squadra corta, a difesa. Un allenatore quando c'ha Kvaratskhelia lo mette in campo e fa la squadra intorno a lui, secondo me. Chiedo, Adesso sì, Adesso adesso ti sì. dicono tutti sì, però Ma Henry, quando giocava prima... nel campionato georgiano bisogna averci le palle. Pure la Juve pure ci aveva pensato, c'erano vedi pure le Calcio prove. come fa Camelio, è questa qua la differenza. Ecco. Mamma mia. Ricci, Romagnoli, andiamo avanti, dai. Mancini, Camelio, Zaleschi. tu stai al calcio come io alla diplomazia, guarda. Straordinario. Straordinario Viviano, straordinario. Infatti lì è Una stato pausa. bravo. Chi è che l'ha portato in Italia? Aiutatemi a ricordare, ragazzi. Giunto, L'ha portato Zaccardo. Giuntoli, ma l'ha portato Zaccardo. Zaccardo. Buonasera. Zaccardo. Ragazzi, è chiaro Ecco. che un giocatore così ti ruba subito l'occhio, però poi devi essere bravo perché poi c'è tanta concorrenza, tante situazioni, sai, sono tutti avvoltoi, tutti addosso. Angelo, Io credo una domanda che, che vabbè. faccio, no? Però un giocatore come lui, adesso oggettivamente, adesso scherzo un po' con Sarri, però non è idoneo a Sarri e per me questa cosa è gravissima. Per me non è elastico tatticamente, o no? Ma io non credo che sia così. Lui non è elastico tatticamente, ma non credo che questa cosa riguardi il Kvaratskhelia di turno. Casomai, se mi dicevi Tavares, ti dicevo di sì. Lui, uno come Tavares, non lo vede a fare terzino. Fammi star zitto. Però Enrico, quando hai questi giocatori qua, la tattica la metti un attimino da parte, perché questi sono Appunto. allenatori. Sì, ma infatti, ma io non credo che Sarri ha detto tante volte, ha criticato i dribbling eccessivi di Kvaratskhelia. Cioè, secondo me no, questo assolutamente no, non l'avrebbe, cioè, non ci avrebbe mai pensato, perché è quel tipo di giocatore e basta, lo devi allenare su determinati movimenti, ma è quel tipo di giocatore. Ma averceli giocatori così che ti saltano l'uomo, che ti tengono palla, che ti allungano la squadra, poi diventa... Cioè, le squadre avversarie devono andarci a lavorare sul raddoppio perché poi sono giocatori veramente forti. Adesso Poi a anche proposito di Gullit, non Kvara, so, Angelo. la Fiorentina quando starà bene è un altro giocatore, eh? Un altro giocatore di Ah, quelle certo. caratteristiche lì. A proposito di Kvara, Antonio Conte, il Napoli ce l'ha già in mano totalmente, Angelo, sta volando il Napoli di Antonio Conte. Secondo te è l'anno giusto? Non lo ferma più nessuno? Ma lui, ragazzi, non è ancora contento di quello che stanno facendo. Giustamente, perché secondo me non stanno Sì, no, facendo. ma lo sai, Vivia, che lui è talmente perfezionista che fino a quando non si arriva al suo livello massimale, lui non è Ma contento. infatti, Lui guarda, sa. Angelo, io ho fatto un'intervista dove qualcuno, cioè non ho, è passata come una critica. In realtà era l'opposto. Lui fa un'intervista dopo la partita col Monza, dove la gente pensa che piange. In realtà, secondo me, non piange. Lui non era contento. Poi la Sì, cosa sono positiva è che d'accordo. vincono le partite, quindi quando non sei contento la tua squadra vince lo stesso. È vero, ragazzi, è vero che il Napoli non ha le coppe, ma per fare qualcosa di straordinario, cioè vincere lo scudetto, poi ci sarà anche la Coppa Italia, il Napoli devono dare tutti molto di più, non come l'anno scorso perché sono stati pietosi, ma quest'anno devono dare tutti di più. Io intanto Lobotka ai livelli suoi perché ragazzi è una calamita. Lobotka sa... Politano, vogliamo parlare di Politano? Ma avete visto Politano? Non so, Vivio, se tu hai fatto caso. Sì, Fa sì. il Vabbè, quinto, fa il quinto, fa il quinto di destra. Politano fa il quinto di destra. te credo, Vince Di Lorenzo. gli allenamenti a Survivor, vedrai che devi correre poi a domenica. Sì, no, no, ma per dire, Politano che lo potevi pensare in quella posizione, no, e lui ci sta lavorando. Comunque, ragazzi, questa
quest'anno almeno ci godiamo un campionato, non lo sappiamo chi vincerà, perché comunque ci sono delle squadre che si daranno battaglia fino alla fine, e il Napoli è una di queste. Sì, no, campionato fantastico. Saluto Vivio, grazie di essere stato con noi. Ciao a tutti, Vivio, ragazzi. Ciao Vivio. Vivio, prima di salutarti, vuoi vedere qualche commento? Perché io c'è qualcosa? Vai. Ce l'hai pronto? Ce l'ho pronti, ma ne ho presi più di uno, perché poi giustamente questa è una rubrica interessante e meritava spazio dopo qualche giornata di stop. Aspetta che li ho caricati tutti, adesso te li faccio vedere, voglio il commento. Allora, per favore, grazie. Commento numero 6 qui. ci dono giornalisti veramente imbarazzanti. Così, tanto per iniziare, capito? Alla cazzo, così. Poi? Così. Secondo me è sotto sotto il post su sì. Maldini, questo. Gli insulti sono per tutti, però dico, vuoi dire imbarazzante a qualcuno, almeno rileggi il commento di mezza riga. Poi, questo è il secondo. Mi manderei sotto le serre 10 ore al giorno, incompetenti che non siete altro. Quindi si manda. L'accusa è alla diretta, poi però si manderebbe da solo sotto le serre. Poi, vada avanti. Questo credo può essere anche piacevole, cioè stare sotto la terra. Poi questo è molto bello, questo è per te, Vivio. Viviano è troppo violento, maleducato, soprattutto aggredisce Camelio perché sa che è una persona educata ed è libera di dire ciò che vuole. Live che vogliono solo lo scontro per fare soldi, per carità. Però potrebbe essere bello stop alla violenza su Camelio. Stop alla violenza su Camelio, esatto. Aspetta, perché c'è un altro paio prima di salutarti. Questo pure, ecco qua. Qua era sulla simulazione di con Sesao, Carlo Roscito, una tua amica simula. No, brutta questa, brutta. Bella, questa mi è piaciuta. No, questa è simpatica, questa, dai. Ha dell'ironia. Ed era anche tutta corretta in italiano, quindi. Sì, effetto, mi piacerebbe conoscerla, tra l'altro. E poi qua, incomprensibile. Farla simulare. E qua, esatto, brava, a me che poi simuli. L'importante è che non simulo io, eventualmente. Incomprensibile. Qua è semplicemente, volevo far vedere, incomprensibile, incompetente, spregevole, senza alcuna dignità, poi però metti le X sulla parolaccia e diventi educato tutto ad un tratto, capito? Cioè tu puoi dire qualsiasi cosa, però se metti le X... Queste sconosciute. Questa era la selezione di oggi. Carlo, aspetta un attimo, perché in realtà a me uno che mi ha fatto ridere oggi c'è stato. Spero, devo ritrovare, fermati. Questo qua, praticamente non so, il reel, quando dico che il reel non è un reel, è un post. La Juventus 2015 era più forte dell'Inter oggi. Sì. Uno mi ha scritto, pensavo l'avesse detto la dottoressa grazie al cazzo. Mi ha fatto ridere, di questa era buona, questa era buona. Matti gli ha risposto con le risate. Bello, ogni tanto qualcuno è buono, ogni tanto qualcuno è buono. Sì. Ciao Vivio, grazie. Ciao. Alla prossima. Troppo spazio alla chat, ragazzi, dai, parliamo, c'è di Livio qui sulla chat. Blocchiamo. Enrico non mangiare il fritto, che fa male il fritto, Enrico. Al forno. Camelio è veramente vergognoso, Camelio Serinasco, voglio essere Camelio, guarda, ma Angelo, è del colore della tua felpa, è del colore mamma della tua felpa. Temperature in Italia e lui va in Spagna. Lui è a Tenerife. Guarda, poi c'è la vetrina dei liquori dietro lì, spingi. E quelli che usa prima della diretta, perché è l'unica cosa che giustificherebbe. Anche dopo. Anche dopo. Lui dice di avere anche quella delle coppe come te, perché ha giocato e vinto tantissimo, vero? E quelli sono tutti i trofei, Questi trofei che si è scolato. Grande classico, king di questo torneo, ovviamente. Henry Matte, arrivo a te per una domanda. Ciao Angelo, intanto io ho un paio di domande sulla Juve una domanda Cagliari. Così. Vabbè, le accorpiamo, che ho visto contro il Cagliari. Mi è piaciuto tanto l'idea di Motta nel primo tempo, di questa costruzione a tre con Cambiaso che si infila tra Vlahovic e Mbangula, che è stata un'idea molto interessante. Però ti chiedo
se nel secondo tempo a volte, al di là del coraggio, al di là della voglia di attaccare, uno forse quando sta alla Juve si deve rendere conto pure che la vittoria la porti a casa e magari ti puoi abbassare un pochino, non prendere contropiedi negli ultimi minuti. E la seconda cosa, visto che Carlo sta facendo una battaglia e tu che sei stato un grande esterno, non sei sicuramente una torre, sei comunque anche tu non pesantissimo, secondo te era simulazione quella di Conceição o comunque doveva lasciar correre e basta? Perché per me doppio giallo è una cosa inverosimile, perché comunque lo tocca e lui non lui fa niente giù, per stare giù in piedi, però non simula nemmeno, secondo me. Allora, rispondendo alla tua prima domanda, purtroppo a volte secondo me anche i giocatori dovrebbero leggere meglio le partite, no? Perché poi in campo è vero che l'allenatore ti dice facciamo questo, andiamo tutti in avanti, facciamo questo, facciamo quell'altro, poi però il giocatore in campo c'ha anche la testa per capire e per leggere tante situazioni. Io mi dispiace per Dusan, ma cioè, ci sono occasioni e occasioni, ma determinate occasioni purtroppo le devi, cioè quella occasione va fatta. Con non puoi sbagliare. Sì, non puoi sbagliare. Con quell'occasione la Juve chiudeva la partita. È vero che comunque non lo so cosa ha pensato in quel momento. E quindi questo, però questi sono ancora due punti persi. Questo è il quarto pareggio consecutivo, lascia perdere Napoli e Roma. Comunque tu hai pareggiato, con tutto rispetto, di un Empoli che sta facendo bene, hai pareggiato col Cagliari, quindi questi sono punti importanti, perché secondo me inconsciamente la Juve dovrebbe pensare un po' più al campionato. Io è quello che penso, perché comunque in Europa è vero che comunque ha un fascino particolare, ma io la vedo difficile che la Juve possa arrivare fino in fondo in Europa. In campionato invece secondo me si può ritagliare uno spazio da grande protagonista. Non so se sono stato chiaro ragazzi, su Conceição. Allora, se tu, io sai perché recrimino l'ammonizione, che secondo me, perché bene o male un po' inconsciamente un po' tutti simulano dentro l'area di rigore. È vero che c'è una mano dietro che spinge, ma lascia correre la palla in fallo laterale, non fischiare e non lo ammonisci. Adesso però crei un precedente e io, dirigente della Juve, io vigilerò in tutto quello che succederà in questo momento, perché è penalizzata la Juve. Adesso la prossima partita avrà la Lazio che sta facendo bene e non ha né Nico Gonzalez né Conceição e forse neanche con Miners, non lo so, a parte questo. Però viene penalizzata per un episodio che forse chi era? Marinelli l'arbitro? Sì, Marinelli. Ma Angelo, io infatti ho detto lasciare l'ammonizione che pesa. Per me, Angelo, io ho detto, adesso non è che vado a dire il contrario rispetto ai giorni scorsi, io ho detto per me è giusta, ma devono ammonire tutti, perché secondo me sono diventate troppe le simulazioni. E io su quello sono d'accordo con Motta, adesso deve creare il precedente per cambiare e migliorare il calcio. E tu perché pensi, si e tu buttano pensi tutti. Che succederà? Tu pensi no, che succederà? No, non succederà, no, perché, non succede, ragazzi, non succede. Perché in questo weekend abbiamo visto dei disastri allucinanti. Ma però Allora io Thiago Motta a fine partita vengo e ti dico va bene, forse sì, forse il ragazzo ha un po' accentuato, però a me non mai dato un rigore su Savona, che era più Savona netto di quegli altri due. Allora perché non fate questo? Perché il rigore di Savona, ragazzi, era nettissimo rispetto agli altri due che hanno dato, uno al Cagliari e uno, sì, sono d'accordo, uno alla Juve. Capisci? E allora dove sta? Capito? Poi no, però la dirigente cosa ti aspetti? Cioè, preferisci il dirigente che dopo una partita così va davanti ai microfoni e si arrabbia, o preferisci una linea più pacata come ha fatto la Juventus? Cioè, non commentiamo, si va avanti. No, beh, se la cosa si ripete, io credo che tutti sono bravi, lucidi e calmi, ma poi ti fanno arrabbiare. Determinati, no, certo. Io adesso, ragazzi, per carità,
adesso no, non voglio, ma rigore che non hanno dato alla Roma, ma come fai a non dare quel rigore? Dice non guarda, non guarda l'avversario, non guarda l'avversario, è proprio per quello che lo devi punire, perché se tu non guardi l'avversario dentro l'area di rigore non sei un difensore, non sei un difensore, ok? No, dice ma sai, ma quello è rigore, ma come fa, ma che c'è bisogno, ma di perché non gli hanno dato, Angelo? Perché secondo te? Cioè era troppo netto. Mistero. Perché nella regola dice che se non guarda, se il difensore non guarda l'attaccante, non è rigore. Loro dicono così, ma è una fregnaccia incredibile, è una fregnaccia incredibile. Ma ragazzi, ma poi non lo posso chiamare chiosco, ma lo chiamo chiosco sì, ragazzi, lo chiamo chiosco sì. Ma ancora una volta hanno fatto danni veri, ragazzi. Esatto, perché veri. Chi in chat non conosce Angelo, il VAR lo chiama chiosco. Lo chiamo Chiosco, è una grandissima trovata. Meglio, è una grande trovata. A me non mi soddisfa, ragazzi, lo dico da tanto tempo e lo dirò, lo continuerò a dirlo fino a quando non vedrò dei miglioramenti. Ragazzi, non mi convince questo sistema qua. Fanno delle spiegazioni poi fuori luogo. Gli errori, i falli sono sempre gli stessi, non è che ti devi inventare parole strane. Il difensore deve essere bravo a temporeggiare. Se io arrivo prima sulla palla e tu mi colpisci, rigore. Ci sono tanti rigori e tante situazioni. Loro invece trovano sempre delle spiegazioni veramente ridicole che alla gente non piacciono. Poi la gente va in confusione. Andrea, arrivo da te per fare una cosa bellissima, cioè parlare di calcio con Angelo Di Livio, che è fantastico. Aspetta che sei muto. Quando vuoi, cioè arrivi da me per parlare di calcio. Parla di calcio con Angelo Di Livio, che è una meraviglia. È una bella cosa. Quello che vuoi. Comunque, ragazzi, comincio a mettere su la Fiorentina, pollice in su la Fiorentina, perché comunque. Visto ma sapete la porta sempre. Visto che c'è Andrea. No, ragazzi, quando è giusto, all'inizio avevo dei dubbi. Adesso comincio a vedere una gran bella squadra, perché comunque ha battuto la Lazio. Ha pareggiato a Empoli, perché poi l'Empoli oggi è fastidiosa, e ha battuto il Milan. La Fiorentina va in su, pollice in su, perché mi piace, stanno venendo fuori dei valori tecnici, ancora forse non è una Fiorentina perfetta, però ragazzi, ha battuto il Milan. Io penso che la Fiorentina stia crescendo, che venivamo da giovedì da una partita che avrebbe depresso anche il più fanatico dell'ottimismo. Cioè giovedì la Fiorentina ha giocato contro la squadra peggiore che abbia mai visto in conference, erano assolutamente imbarazzanti per il livello, sia chiaro, cioè quando giocava a pallone io ero molto più imbarazzante ovviamente, però per il livello di una Coppa Europea era una roba mai vista, Angelo. Ed è cresciuta, manca ancora l'idea di gioco di Palladino, o meglio, io non mi posso aspettare che questa sia l'idea di gioco, perché è vero che abbiamo vinto, secondo me abbiamo vinto anche con pieno merito, perché le occasioni nette abbiamo avute noi e non tanto loro, però se perdi 3-1 puoi anche perderla bene quella partita, c'hai due rigori contro, poteva finire in qualsiasi modo. Poteva finire in qualsiasi modo, la Fiorentina sbaglia per primo rigore, loro ne sbagliano due, hanno avuto tutte mezze occasioni sporche, mentre Ken, che è un giocatore stratosferico nel possesso palla, nel giocare con i compagni, sotto porta deve crescere se vuol diventare un top. Ci sono un po' di sé, se cresce Colpani, se cresce Ken e se la difesa riesce a chiudere tutta la registrazione che mancava all'inizio, con questo centrocampo e questa Adli, e la abbiamo sempre detto che era inspiegabile la sua mancanza dal terreno di gioco, la Fiorentina è competitiva ed è un grande ribaltamento, perché dopo Empoli e soprattutto la Conference League eravamo tutti enormemente preoccupati. Però la domanda la faccio io, Angelo, la Fiorentina è più forte della Lazio, più forte della Roma, è più forte di quante squadre? Perché poi è competitiva per cosa, Angelo? Beh, per se arriva in Europa League fa un colpaccio. È chiaro che non lo so, non lo so se cioè la Fiorentina non lo so se quest'anno è dura, le prime.
tra le prime quattro, però se l'obiettivo secondo me è quello di non fare la Conference ma fare l'Europa League, sarebbe una bella stagione. Angelo, però mi dici una cosa, no? Adesso, a me piace Palladino e ti dico la verità, in qualche modo sono riusciti a vedere il pensiero di Galliani, che lo stimava enormemente, gli voleva triplicare, tu ci puoi arrivare, lo stipendio, perché voleva tenerlo al Monza, però non si può passare da cacciarlo via perché abbiamo letto questo, chiamiamo Sarri 3 giorni fa, adesso la Fiorentina tutti con Palladino, questa cosa per me è intollerante. Non è ma chi lo voleva cacciare via, scusami? Beh, io l'ho letto, Sarri. Tifosi, e tifosi, ma questo lo ma sai. Non la società. Tifosi ma contro società. Non l'ho letto, ragazzi. Sarri, l'ho letto. Non commisso, no. Sono loro. Poi lascia perdere quello che scrivono, ragazzi. A volte si scrivono cose che non si sanno, tanto per scrivere dai una notizia, ma secondo me ha avuto sempre piena fiducia. È chiaro che arriva, è giovane, non è che c'ha tutta questa esperienza Palladino, però è un allenatore che ha grandi idee, che la squadra la sa fare giocare. Adesso devono crescere, come ha detto Andrea, devono crescere col Pani, deve crescere meglio sotto porta Ken, che sta facendo secondo me un inizio stagione straordinario, ma questo può ancora crescere. Vedi l'ambiente a volte quanto conta. Incide. È l'ambiente, Firenze è passionale, ti dà tanto, se ti vedono che ti impegni ti elogiano, ti battono le mani, e lui deve approfittare, perché questa è una piazza che lo può rilanciare a Ken, è una piazza che lo può rilanciare. Assolutamente. Angelo, visto che siamo nella vai. Scusami, solo per onor di cronaca, perché commisso non licenzia gli allenatori e allo stesso staff dirigenziale da quando è arrivato, e non licenzia, voleva anche confermare Italiano, c'ha proprio questa filosofia di famiglia nel club. Però a onor del vero, con Enrico, al di là dei tifosi che mugugnavano, ma era un nonsense, è meglio non arrivare a doverlo cacciare perché vuol dire che sei in lotta per la salvezza, e non era partito bene Palladino. C'è stato qualche screzio dialettico e verbale col direttore sportivo. Con Pradè si sono becchettati più di una volta. Ora noi speriamo, Pradè gli disse che non era obbligatorio giocare a tre, che la società gli aveva anche dato come ipotesi, anche se poi gli lasciava pienamente la libertà di scegliere di giocare a 4, e lui passò a 4 intelligentemente e furbescamente, ma anche perché i giocatori sono più adatti. Lui continuava ad andare in conferenza e dire: mi hanno dato questi calciatori molto tardi, troppo tardi, e lì si è irritato Pradè perché lo sapevamo che sono arrivati tardi, non è che tutte le settimane. E quindi è ritornato Pradè, gli ha detto: per vincere con le squadre con cui abbiamo giocato pensavamo che non ci volesse tutti quei giocatori che sono arrivati l'ultimo giorno di mercato. Quindi c'è stato un po' di parapiglia, si diceva tra i giornalisti, non solo tra i tifosi, che se avesse perso male col Milan iniziava a essere a rischio, non lo licenziavano secondo me. Angelo, pausa del campionato, 7 giornate, mi dici il calciatore che più ti ha esaltato e quello che più ti ha deluso, in generale, tutte le squadre. Ora, quello che mi ha deluso ancora una volta è Leao. Leao è un giocatore che secondo me, prima di mandarlo in campo, lo devi guardare quando si sveglia dal letto, scende dal letto, tu lo guardi, dici oggi ti metto in campo e con quel potenziale che ha, è un giocatore che secondo me sta veramente facendo poco. Un giocatore che mi sta sorprendendo tanto, e lo devo dire perché avevo dei dubbi inizialmente, è Guendouzi della Lazio. Ragazzi, giocatore veramente bello, bravo, generoso, un centrocampista completo, fa pochi gol, però è veramente un giocatore che mi sta sorprendendo per come sta giocando. Cioè, Angelo, adesso un assist, no? Al signor Camelio, che è lì pronto, che sta cucinando, non so di cosa sta preparando, no, oggi, no. Il menù a casa Camelio, però no. In realtà hai nascosto le mani appena ti ha chiamato. Ma ha chiamato, hai smesso di tagliare la mimica di chi era stato pizzicato, no. Beh. Ma che allora, pure concorrenza. No, fammi dire questa cosa. Adesso a me la Red Bull ci voleva, Harry, però un po' mi arrabbio. Allora,
Caro Angelo, Daniele De Rossi è stato mandato via. Io non c'ho niente contro Juric, non ho mai detto nulla, so che ha anche un buon rapporto con i ragazzi. A un certo punto qui, ce lo siamo detti anche in privato, dicono la Roma c'ha tre giocatori a destra, davanti, porca puttana, Daniele Eggers, Lear